C'è un duopolio che va spezzato. Su una cosa vanno d'accordo Casini e Bertinotti. Il leader centrista risponde agli attacchi di Berlusconi sul voto utile e dice è un'ossessione. Il candidato premier della sinistra arcobaleno critica duramente le scelte del Partito Democratico. Vediamo il servizio di Valeria Ferrante. Mentre gli altri discutono dei possibili faccia a faccia, loro due in TV si sono già incontrati e lo fanno di nuovo. Casini e Bertinotti, posizioni distanti su tanti nodi programmatici, ma una comune convinzione che vada respinta con forza all'offensiva del Popolo della Libertà e del Partito Democratico. Gli appelli di Berlusconi e Veltroni al cosiddetto voto utile per UDC e sinistra arcobaleno sono indigeribili. Berlusconi teme la nostra crescita, ormai agli incubi, commenta Casini, ed è chiara l'intesa tra lui e Veltroni. È democratico che questi due vengano porta a porta da soli e non abbiano contraddittorio e siano messi nelle condizioni dalle televisioni pubbliche e private di fare la loro campagna elettorale mentre gli altri sono tutti meno matti? Rimarcano certo la distanza che li separa, rimarcano soprattutto quella che li divide da PD e PDL. Bertinotti critica la scelta del Partito Democratico di candidare Massimo Calearo, un falco di Confindustria, dice. Poi una riflessione sull'ennesima tragedia sul lavoro. Il primo problema per le morti sul lavoro in Italia è la mancanza di controlli. Facciamo tutte le leggi nuove che si vogliono fare, ma se non si attua una rigorosa politica dei controlli e se non si stabilisce che c'è chi li deve fare e chi li deve fare con rigore, qualsiasi legge sarà inutile.